musica, canto, recitazione e danza. Il musical Good and Evil dell'Istituto Salvemini di Molfetta è stato uno spettacolo a 360 gradi, con tutte le espressioni dell'arte portate in scena dagli studenti nell'anfiteatro di Ponente. Uno show che ha incantato i presenti, emozionandoli ed offrendo loro anche spunti di riflessione su temi scottanti dell'attualità, così come quelli che riguardano da vicino i più giovani, tra bene e male. L'ITET Salvemini ha coinvolto l'Istituto Monsignor Bello ed il Liceo Fornari di Molfetta e da giovinazzo la Scuola Media San Giovanni Bosco Buonarroti, studenti di ogni età, protagonisti assoluti, senza distinzione di istituto. Quattro scuole, ma vi posso garantire che sul palco vedrete solo dei ragazzi e nessuna distinzione di scuole, cioè hanno interagito in un modo, è stata un'avventura bellissima, spettacolare. Il musical nasce grazie a un progetto a carattere nazionale che ha premiato l'idea dell'ITET Salvemini, scuola capofila dell'iniziativa. Abbiamo ricevuto a settembre un avviso dal Ministero dell'Istruzione per la realizzazione di un progetto che comprendesse le arti, musica, teatro. Questo progetto poteva essere realizzato da qualsiasi scuola italiana. Su circa 200 scuole che hanno partecipato, il Ministero ha scelto solo 14 scuole superiori a livello nazionale. Noi abbiamo raggiunto la quarta posizione a livello nazionale e gli unici in Puglia. La collaborazione tra le quattro scuole si è rilevata il fattore vincente dell'intero musical. I ragazzi hanno lavorato insieme, senza distinzione, perché la scuola non è solo nozione, ma è anche inclusione, è anche condivisione e anche partecipare insieme, senza distinzione di istituto, ad una manifestazione. E di questo i ragazzi ci hanno sorpreso. Grande l'entusiasmo dei ragazzi a pochi istanti dalla prima. Tra le risate e l'impegno ci siamo molto divertiti in questo spettacolo e ringraziamo la professoressa Rita Campi per la bella occasione che ci ha dato. Ed è stato bello anche conoscere studenti di altre scuole e creare una rete. Sì, è stato bellissimo anche perché sembrava che ci conoscessimo da tempo, perché comunque ci si è creata una connessione fantastica, quindi sono molto felice di questo. C'è una parte attoriale, la parte del canto e c'è la parte musicale, tu sei un batterista, insomma la preparazione anche musica live non è semplice. No, assolutamente, anche la questione soundcheck, la questione trovarsi ballerini, cantanti, attori, però ci siamo impegnati, abbiamo provato per mesi a scuola, qui, tutti insieme. Questa è un'occasione bellissima per i ragazzi, soprattutto per recuperare quella socialità che purtroppo a causa del Covid avevamo un po' perso. Merda, merda, merda!